Resterà per tutto il mese di agosto la base dello scoglio di Brolo, la statua del Cristo degli Abissi, fatta riemergere ieri in occasione della festa del mare. Come ogni anno, la statua collocata sul fondale marino viene recuperata dai sub e fatta riemergere per poi essere posizionata sullo scoglio di fronte al lungomare di Brolo. Una cerimonia suggestiva che unisce credenti, appassionati ed amanti delle tradizioni che ormai si svolge da più di 10 anni. In primavera la statua tornerà in fondo al mare. Ormai da circa 10 anni per noi è diventato un momento di aggregazione, un momento di festa e una storia che portiamo avanti anche nello spirito dei subacquei che ci hanno insegnato ad amare il mare. Uno in particolare è stato Franco Sidoti, che ha avuto questa idea di posare il Cristo sul piede dello scoglio, e noi tutti gli anni siamo qua a portare avanti questa tradizione. Alla cerimonia presente anche il parroco della Chiesa Santissima Annunziata, Don Enzo Caruso, una processione di barche ha accolto il Cristo degli Abissi insieme ai tanti bagnanti e rappresentanti dell'amministrazione comunale che hanno seguito la cerimonia dalla spiaggia. Nata tra di noi subacquei, oggi ha coinvolto tutta la popolazione e ogni volta è una festa, un entusiasmo anche per quando scendiamo, quando c'è la riemersione. Quest'anno abbiamo avuto anche il piacere di avere vicini padre Enzo, tutto il comune, ringraziamo il sindaco, ringraziamo tutta la comunità che ogni anno ci danno questa voglia di rifarlo, di stare sempre insieme.